Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo volume 4, maggio 16 1902, capitolo 129. Questa mattina, dopo aver stentato, è venuto il mio molto stentato, è venuto il mio dolcissimo Gesù, ed io appena visto me lo sono stretto tanto e gli ho detto: caro mio bene, questa volta ti stringerò tanto da non farti più sfuggire. In questo mentre mi sono sentita tutta riempita di Dio, come se fossi inondata. In modo che le mie potenze dell'anima sono restate come incantate ed inoperose, solo che guardavano.
dopo essere stata qualche tempo in questa inoperosa ma dolce e gradita posizione, il mio adorabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, alcune volte riempio tanto di me stesso l'anima, che l'anima sperdendosi in me resta come oziosa. Altre volte le lascio qualche parte vuota, ed allora l'anima, innanzi alla mia presenza, vi traffica mirabilmente, rompendo in atti di lode, di ringraziamento, di amore, di riparazione ed altro, in modo che riempie di questi atti quei vuoti che le lascio. Ma però questi due stati sono ambedue sublimi e si danno a vicenda la mano. Capitolo 130, 22 maggio 1902. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù non ci veniva e oh quanto ho dovuto soffrire. E quanti spropositi ho detto, è inutile dirlo. Onde dopo essermi stancata ben bene, mi sono sentita una persona vicina, ma non vedevo il volto. Ho steso la mano per trovarlo e l'ho trovato che stava con la sua testa appoggiata sopra la mia spalla, svenuto. L'ho guardato ed ho conosciuto il mio dolce Gesù e mi pareva svenuto per i tanti spropositi che ho detto. Quindi, appena visto che rinveniva, non sapevo quanti altri spropositi volevo dirgli, ma Gesù mi ha detto: Chetati, chetati, non voler più dire, altrimenti mi farai venire meno. Il tuo tacere mi farà prendere vigore e così potrò almeno baciarti, abbracciarti e renderti contenta. Così mi sono lasciato in silenzio ed ambedue ci siamo baciati molte volte e Gesù mi faceva tante dimostrazioni d'amore, ma non so spiegarlo. Dopo ciò mi sono trovata fuori di me stessa ed andavo cercando il diletto dell'anima mia e non trovandolo ho alzato gli occhi al cielo, chissà lo potessi di nuovo rinvenire. E ho visto che ci stava la Regina Madre e Gesù voltate le spalle che contendevano insieme. Siccome non voleva dare retta alla madre, perciò stava voltato di spalle tutto pieno di furore, pareva che dalla bocca gli usciva il fuoco dell'ira sua. Ed io ho capito solo che il nostro Signore in quel giorno voleva col fuoco della sua ira distruggere tutto ciò che serviva all'animento dell'uomo. E la Santissima Vergine non voleva, Gesù diceva: Ma a chi sfogare questo fuoco acceso dell'ira mia? E la madre che diceva: Stai con chi potete sfogarlo. Aditando me, non la vedi che sta sempre pronta ai nostri voleri? E Gesù, nel sentire ciò, si è voltato alla madre, come se si fossero combinati insieme. Hanno chiamato gli angeli, dando a ciascuno di essi una scintilla di quel fuoco che usciva da Gesù Cristo, e quelli l'hanno portato a me, mettendole una nella bocca, altra nelle mani, ai piedi e al cuore. Io soffrivo, mi sentivo divorare, amareggiare da quel fuoco, ma però mi sentivo rassegnato a tutto sopportare. Il benedetto Gesù e la madre erano spettatori delle mie sofferenze e Gesù pareva in qualche modo l'ha pacificato. In questo mentre mi sono trovata in me stessa e stavo al confessore per chiamarmi all'ubbidienza secondo il solito, quando nel meglio, invece di chiamarmi all'ubbidienza, ha messo l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione. Gesù ha concorso a parteciparmi le sue pene, pareva che il confessore avesse compiuto l'opera incominciata dalla Regina Madre. Sia tutto gloria di Dio e sia sempre benedetto. Capitolo 131, 2 giugno 1902. Questa mattina, dopo aver molto stentato, Gesù benedetto si è mosso nel mio interno e ho visto che ci stava dietro di me, abbracciato, sostenuto come da un'altra persona. Io sono restata meravigliata nel vedere ciò e Gesù mi ha detto: Figlia mia, l'interno dell'anima è un ripieno di passioni. E come l'anima va abbattendo le passioni, così prende posto ciascuna virtù corredata da gradi di grazia. E secondo che la virtù va perfezionandosi, così la grazia vi somministra i suoi gradi. E siccome il mio trono è composto di virtù, così l'anima che possiede le virtù mi somministra le braccia. Il trono come poter regnare nel suo cuore e tenermi continuamente abbracciato e corteggiato, fino a deliziarmi con esse. Essendo che l'anima può macchiarsi, ma la virtù resta sempre intatta, e finché l'anima la sa tenere, la virtù sta con essa. Quando no, se ne fa in ritorno, cioè da donde era uscita. Perciò non ti meravigliare se mi hai visto così nel mio interno. Così nel tuo interno. Bene, abbiamo questi tre capitoletti di oggi, che arrivano innanzitutto alcuni stati, ecco, sublimi che il Signore sa e può rivelare alle anime di orazione in modo particolare, con le anime
che si dispongono ad entrare nel regno del divino volere, corredate anche da alcune grazie, ecco, del tutto straordinarie, insomma, singolari, e che Luisa ha avuto. Alcune, come detto altre volte, sono attestate anche per persone diverse, insomma, da Luisa. E non bisogna stupirsi di queste cose, perché Gesù le ha promesse agli iscritti, come grazie e prodigi del tutto singolari, straordinari, ma uditi e visti prima, che avrebbe concesso alle anime disponibili ad entrare in questo regno di cielo. Questo si chiama libro di cielo, quello che stiamo meditando, tutto divino, in vita divina, che è appunto la vita nella divina volontà. Allora, i primi due stati che Gesù spiega a Luisa sono abbastanza conosciuti anche nella ascetica e nella mistica comune, e perché, ecco, quella situazione, diciamo così, dell'anima che si sperde e resta commoziosa somiglia molto a quella che Santa Teresa d'Avila chiama l'orazione di quiete. Cioè, l'orazione di quiete, secondo Santa Teresa d'Avila, è il primo grado di preghiera completamente infusa. E nelle forme di preghiera infusa, quasi sempre l'anima è totalmente passiva, nel senso di esclusivamente soggetta a quelle operazioni assai soavi e letificanti che Gesù opera nell'anima. E quindi c'è questo termine, no, che è proprio un termine tecnico della vita nella divina volontà, dice: riempio tanto di me stesso l'anima che l'anima, sperdendosi in me, resta come oziosa. Ma in realtà l'anima non è che resta oziosa, è, come dire, iperattiva in modo passivo, d'accordo? Perché sta profondamente godendo la presenza di Gesù, che è in se stessa letificante e beatificante. Questa è una forma di orazione di Santa Teresa molto alta. Quell'altra è, dice, quando Gesù dice: lascio qualche parte vuota nell'anima. E anche questa è un'orazione che dà molti diletti, perché l'anima è attiva, opera, no? Questa sembra essere. O l'orazione di raccoglimento, secondo Santa Teresa, oppure l'orazione, come dire, di unione semplice con Dio, però ancora attiva, non passiva. E cosa succede in questa orazione? In questa orazione l'anima c'è, quindi Gesù le fa godere della sua presenza, ovviamente in maniera spirituale, non serve avere visioni o altro del genere. L'anima sente, avverte, viva la presenza di Gesù e il grande godimento che da ciò deriva. E però, anziché stare spersa, quindi passiva, è iperattiva in senso buono, nel senso che prorompe in atti di lode, di ringraziamento, di amore, di riparazione ed altro, che sono ovviamente sommamente anch'essi letificanti, sia l'anima che li compie e sia soprattutto Gesù che li riceve, che li ascolta. Ecco, evidentemente vivono queste cose quantomeno le anime di profonda orazione. Ecco, io, tante volte, questo ciclo di meditazione si chiama appunto come ci si prepara a vivere nel regno della divina volontà, no? Cioè, un'anima che vive, che vuole vivere nella divina volontà, è evidente che è un'anima di profondissima orazione. Perché vivere nella divina volontà significa stare connessi, ecco, con il cielo 24 ore su 24. Quindi anche quando non si è, come dire, in atto di dedicarsi alla preghiera profonda, come in questi casi, no? Non si può stare tutto il giorno davanti al Santissimo Sacramento a pregare, no? Non si può proprio, magari, ma non lo fanno neanche le anime contemplative in senso stretto. Certo però che un'anima fusa con Dio, quando può
viversi i suoi momenti di orazione, certamente li vive in maniera molto profonda e molto intensa, a meno che il nostro Signore non decida, e questo lo può fare, lo faceva con Luisa, lo fa con tutti, che il pane quotidiano per quel giorno, per quell'anima, sia bene stare un pochino meno fervorosa, ecco, meno assorta, meno perché Dio sa, insomma, come dosare queste cose, no? Quindi sa come alternare, sempre in vista del bene della nostra anima. Però, come dire, il tasso qualitativo di un'anima che vuole vivere nella divina volontà, che si impegna a farlo, a prescindere dal fatto che poi abbia già ricevuto il dono oppure no, è una vita di preghiera qualitativamente buona. Ripeto, conosce i suoi momenti di difficoltà e di aridità, come questi non possono essere ordinariamente una costante a tempo indeterminato, perché c'è qualcosa che non funziona. Ecco, poi Gesù passa a un'altra forma di manifestazione molto intima di amore con Gesù, che dice: lasciati baciarti, abbracciarti e renderti contenta. Questa è una cosa che ovviamente ogni volta che si legge lascia, come dire, lascia santamente esterrefatti, no? Lascia, ci fa comprendere una cosa fondamentale, no? Noi sappiamo che il bacio, l'abbraccio sono proprio manifestazioni molto umane, proprio tipiche dell'essere umano, di amore, d'accordo? E di amore, tra l'altro, casto, no? Nessuno deve scandalizzarsi di questa cosa. Ecco, i baci si danno anche tra madre e figlio, si danno tra fratello e sorella, tra parenti, insomma, no? E il bacio di per sé stesso, poi, tra l'altro, fosse anche, sappiamo, insomma, che c'è un pronunciamento di un papa che sul bacio profondo, insomma, ha manifestato, come dire, la non opportunità di viverlo fuori del matrimonio per i pericoli che espone, no? A cui espone nella concupiscenza, ma questo non dipende dal bacio in se stesso, perché il bacio in se stesso sarebbe, ecco, un atto semplicemente di amore. Purtroppo però vissuto oggi, ecco, da due figli di Adamo e di Eva che purtroppo sentono la concupiscenza figlia del peccato originale, sappiamo tutti per esperienza che un bacio di per sé può accendere i sensi, può, per le persone che sono decadute, e quindi può esporre, insomma, l'occasione di vivere cose che non è opportuno vivere, no? Quindi questo non serve scendere troppo in particolari, ma di per se stesso un bacio non è un atto sessuale, quindi non dobbiamo assolutamente scandalizzarci di nulla. Se uno studia la storia delle grandi mistiche, fra tutte Santa Gertrude la Grande, Santa Margherita Maria la Coq, Santa Veronica Giuliani, ma anche Santa Gemma Galgani, no? Il crocifisso ha staccato un braccio, l'ha abbracciato, quindi ce ne sono tante nella storia della Chiesa, relativamente tante, sicuramente molte più saranno sconosciute, insomma, no? Perché non è che tutti hanno lasciato il resoconto di quello che hanno fatto, specialmente quando riguardavano esperienze intime. Cioè Gesù ha voluto che Luisa scrivesse queste cose, lei lo faceva con enorme sofferenza, ma l'ha voluto ad uno scopo ben preciso, perché le anime si rendano conto che il regno della divina volontà è un regno di amore profondo tra Gesù e l'anima. Cioè è amore amore, d'accordo? È amore bellissimo, quindi è amore divino, amore che può passare, non è detto che ci passi sempre, non è detto che ci passi per tutti, anche attraverso grazie di questo genere. Cioè, questo Gesù gliel'ha spiegato a Luisa. Lui si dice: ma io perché devo andare a scrivere queste cose, devo dare i resoconti pubblici di queste esperienze così intime tra me e te? Lui dice: tu devi scrivere perché le anime devono rendersi conto di qualcuna, sicuramente non ha scritto proprio tutto, di quelle grazie che sono connesse a questo regno beato e felice. Noi a volte ci scandalizziamo anche un po' perché non capiamo quanto Gesù ami le anime,
Gesù le anime le ama, tanto, non poco, tantissimo. Quindi, e se trova le condizioni di accoglienza di quell'amore, di ricambio di quell'amore, e ancora di più quando trova grandi condizioni di accoglienza e di ricambio, fa sentire il suo amore. Non dobbiamo stupirci, né dobbiamo mai fare l'errore, quando ci accostiamo agli scritti di queste anime, ecco, di dare loro in prestito la nostra esperienza di vita, le nostre percezioni. Siccome io non ho mai vissuto una cosa del genere e mi sembra strana, quindi nego che possa esistere. Questo è un atteggiamento che non bisogna mai avere nelle realtà di fede. La seconda parte del secondo capitoletto è di nuovo una dimostrazione, diciamo così, del ministero dell'ufficio di vittima di Luisa. Prendere, quindi parare i colpi, tra virgolette, destinati agli uomini, no? Ripetiamo, questo fino all'inverosimile, questo è il continuare nella storia ciò che Gesù, in maniera ovviamente qualitativamente differente e vincolante per tutti, e come dire, e condizionante anche l'efficacia di quello che fanno tutti, nel senso che se Gesù non avesse patito e non fosse morto, uno poteva offrire tutti quanti i sacrifici del mondo, non avrebbero avuto nessun tipo di valore agli occhi di Dio. I nostri sacrifici, le nostre penitenze, le nostre offerte, anche straordinarie come questa di Luisa, hanno valore solo perché sono unite alle sofferenze di Gesù, altrimenti non avrebbero nessun valore agli occhi di Dio, proprio nessuno. Ecco. E invece così sì, si vede come poi, tra l'altro, come il soprannaturale va d'accordo con l'ordinario, perché ha cominciato la Madonna, insomma, a chiedere a Gesù di usare, tra virgolette, la sua vittima per i suoi disegni, e poi ha completato il confessore, che anziché farlo uscire dallo stato di rigidità da cui usciva, come sappiamo, con il segno della croce del confessore, ha chiesto per lei la crocifissione. Quindi cominciato con i fuochi sulla bocca, sulle mani e sui piedi, è finita con la crocifissione vera e propria, insomma, no? Quindi è bello notare questa consonanza, ecco, tra la volontà di Dio soprannaturalmente manifestata e vissuta e anche quella ordinariamente e comunemente manifestata, che passa attraverso l'obbedienza al confessore. L'ultimo capitoletto è invece molto importante dal punto di vista non tanto mistico quanto ascetico, e quindi un po' più importante per noi, perché è una lezione su alcuni principi noti alla Chiesa, tra l'altro, no? Che riguardano la vita morale, in particolare la vita di grazia. Il discorso è molto semplice. Noi partiamo da una condizione, ovviamente, in quanto figli di Adamo, penosa, disastrosa, cioè la nostra anima è un ripieno di passioni impazzite. Tante volte durante queste meditazioni siamo tornati su questo argomento, non è opportuno ripetere, basta semplicemente rievocarle, no? Una, come abbiamo appena visto, è la concupiscenza, che purtroppo ci priva e ci costringe a volte anche, insomma, a porre in essere delle cautele, delle precauzioni, delle misure prudenziali di un certo spessore che non sarebbero necessarie se non ci fosse la concupiscenza. Ma noi non possiamo vivere come se questa tendenza non ci fosse, perché è da sciocchi. Ma non ci sono soltanto ci sono poi le ire, ci sono le superbie, ci sono le invidie, ci sono i rancori, ci sono le gelosie, ci sono gli spiriti di contese, le vendette, è una congerie, d'accordo? E che cos'è la vita di santità? Vita di santità che bisogna percorrere per entrare nel regno della divina volontà, e Gesù lo dice esplicitamente in uno scritto, quello del 18 ottobre del 1925, scusa, 25 dicembre del 1925, 4, 25, comunque al 18° volume, e dice: se uno
non ha imparato a fare la mia volontà, non entrerà mai nel regno della divina volontà e non riceverà mai il dono. Quindi cosa dice il percorso di santificazione da sempre battuto? Cosa vuol dire diventare santi? Significa sradicare i vizi e impiantare e far crescere le virtù nell'anima. Quindi niente superbia ma umiltà, niente lussuria ma purezza e castità, niente gola ma temperanza, niente invidia ma carità, eccetera, no? Niente ira ma mitezza, ecco, eccetera. Allora Gesù spiega che man mano che l'anima va abbattendo le passioni e quindi le passioni cedono il passo alla virtù opposta, questo lo aggiunge San Tommaso, e l'anima diventa santa e poi piano piano questa virtù va sempre più perfezionandosi, quindi esercitata sempre meglio, in maniera sempre più profonda, in maniera sempre più perfetta e meno imperfetta. Ecco, mano a mano, questo è un principio comune della dottrina cattolica sulla, quello che un tempo si chiamava il Trattato de Grazia, quindi comunque sull'azione della grazia di Dio, quindi che succede? Che più le virtù si perfezionano, più la grazia aumenta e ti porta a gradi sempre più alti di esercizio di virtù e quindi di santità. È evidente che, Gesù spiega, siccome il mio trono è composto di virtù, così l'anima che possiede le virtù mi somministra le braccia, il trono, come poter regnare nel suo cuore e tenermi continuamente abbracciato e corteggiato fino a deliziarmi con essa. Quindi Gesù si delizia di un'anima che vede alacremente, laboriosamente, costantemente e seriamente impegnata in un autentico cammino di santificazione. Ricordiamo, non consiste solo nel dire tante preghiere, nel andare a tante messe e nel fare tante pratiche, ma ha la sua solidità, la sua soddezza nell'impegno a sradicare i vizi e impiantare le virtù. Questo era vero ieri, oggi e sempre, sarà sempre così. Non ci sono modi per sfuggire da questo, no? Ora, poi Gesù fa una bella lezione, no? Sul peccato veniale e il peccato mortale. Dice, l'anima può macchiarsi, ma la virtù restare intatta. E allora, finché l'anima la sa tenere, la virtù sta con essa. Cosa sono le macchie che non tolgono la virtù, secondo l'insegnamento della Chiesa? Sono le colpe leggere. Soprattutto quelle semideliberate, insomma, perché già una colpa leggera deliberata è una bella macchiolona, insomma, non toglie la grazia, ma la indebolisce, non la fa perdere, perché quella si perde solo col peccato mortale, ma la indebolisce parecchio. Però, dice, quando no, quindi quando l'anima non sa tenere la virtù, quindi quando non si tratta di una piccola, ma l'anima la perde col peccato mortale, se ne fa a me ritorno, cioè da dove era uscita. Questo è quello che la Chiesa insegna, da sempre, che il peccato veniale macchia l'anima, ma non produce la perdita della grazia, anche se indebolisce la vita interiore. Il peccato mortale invece immediatamente fa perdere la grazia santificante, che non è più presente nell'anima e che si recupera solo dopo una confessione fatta con cuore sinceramente pentito. Questa è una lezione, diciamo, che Gesù fa, come dire, di catechismo, e che è, e che quindi ribadisce, ecco, cioè questi concetti che dovrebbero essere ben posseduti, insomma, dalle nostre anime, queste verità di fede, non devono mai essere dimenticate. Cioè la vita di santità è lotta ai vizi e crescita di tutto. Ogni volta che noi diamo un colpo a un vizio e diamo un'implementazione alla virtù, aumentiamo come grado di grazia. Perché a chi ha sarà dato, quindi più passi avanti fai e più la grazia ti riempie per fartene fare sempre in più in avanti. Questo cammino non viene interrotto fino a quando non, cioè questo cammino non si interrompe fino a quando l'anima non dovesse sciaguratamente compiere una colpa grave. Compiuta una colpa grave che causa proprio lo stop. Questo cammino, per riprendere il cammino, è necessaria una buona e salutare confessione, perché con una colpa grave tutte le grazie guadagnate, qualunque grado noi siamo arrivati, immediatamente
viene subito perso. Ecco perché, insomma, peccati mortali, insomma, per chi desidera fare un cammino di santità o vivere nella divina volontà, è parola che non dovrebbe neanche esistere. E noi anche qui sappiamo che la Chiesa insegna che noi non possiamo toglierci, diciamo così, nelle forme ordinarie, quindi con l'azione della grazia di Dio cooperante con la nostra libertà, non possiamo toglierci dal nostro status di peccatori, perché come mettiamo una montagna di colpe e di imperfezioni, un sacco di peccati di ignoranza, di debolezze, peccati semideliberati sono veramente tanti, eccetera. Però possiamo toglierci lo stato di peccatori mortali, questo sì, perché la Chiesa insegna che la buona volontà sostenuta e corroborata dalla grazia dà all'uomo la capacità, se lo vuole, se usa i mezzi e fugge le occasioni, di non peccare mai mortalmente. Quindi il peccato mortale in un'anima che sceglie appunto un percorso di santità non dovrebbe esistere. Certo, purtroppo, come diceva San Filippo Neri, tienimi la mano sulla destra, se no Filippo si fa turco, può arrivare una brutta giornata, una brutta tentazione all'improvviso, insomma, no, quindi non dobbiamo mai essere presuntuosi o abbassare la guardia, però ecco, ordinariamente il capitolo peccato mortale dovrebbe essere archiviato in un'anima che desidera farsi santa, seguire il Signore, quindi ancora di più vive questo cammino, ecco, come propedeutico e preparatorio al grande dono della divina volontà. Bene, Divina Maria, prendici sempre per mano e conducici con costanza e perseveranza in questo splendido cammino, che è il cammino della santità, e che passa attraverso una vita di orazione intensa, come abbiamo visto, e aiutaci a viverla non tanto per le consolazioni che in essa certamente si vivono, e a volte anche grosse, ma per la gioia e per la gloria che questo dà a Gesù. E quando Gesù ci ha, può stare con noi, perché noi gli diamo la possibilità di stare con noi dedicandoci e quanto possiamo certamente, ma dedicandoci all'orazione, lui gioisce, perché sua grande gioia è darsi ai figli degli uomini ed anche godersi le anime che lui stesso ha creato, perché ne potesse godere come suo capolavoro, insomma, ecco, tu l'hai vissuto e gli hai concesso questa grazia, diciamo così, in pienezza, perché in te ha sempre potuto ricontemplare tutte le meraviglie uscite dalle sue mani e sempre più arricchite in grazie, virtù e meriti. In noi purtroppo non è così, ecco, però possiamo, ecco, incamminandoci verso le sue vie, purificarci progressivamente dalle nostre macchie e dai nostri peccati, crescere nelle virtù ed essere sempre più a Lui graditi, e quindi restituirgli il diritto che ha di godersi e di beneficare le anime che Lui stesso ha creato. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.